12 settembre la nostra associazione e il nostro giornale online hanno compiuto 7 anni complicati, perché non avere un editore, fare comunicazione e informazione sul web da soli a Roma è complicato. Qui presente abbiamo una persona che mi ha portato per la prima volta in Campidoglio 7 anni fa, finge di non ascoltare la sirenetta, e io non sapevo neanche come si chiamavano i consiglieri, allora lei mi aiutava. Questo per dire che veramente ha sentito qualcosa, ha avuto una vita un po' complicata. Oggi è fatto di tante persone, tante sono, le vedrete poi, tre ne vedrete nella TV. Oggi ci devo a incontrarci per raccontarvi quello che succederà tra il 2019 e il 2020. Sono cose di cui vado molto molto fiera, che sono cose che abbiamo fatto con tanto tanto fatica. Prima di tutto però io devo ringraziare Giorgio Rizzo Mungo, che è il proprietario di questo locale, che in tradizione senza barcode proviene da 7 anni fa, perché fu il primo blogger del nostro sito e adesso è proprietario di 3 locali su Roma, quindi forse abbiamo anche portato un po' di fortuna. Giorgio, che per un po' vi servirà il Red senza barcode, che è un cocktail che abbiamo studiato apposta per questo anniversario. Costato parecchio, ma in termini di bevute, nel senso che li ho dovuti assaggiare tutti, quindi è stato veramente è poco alcolico questo, gli altri non erano un po' di più. Ci tengo poi a ringraziare il dottor Aldo Pazzaglia, che è il proprietario della Dogana Vecchia, oltre ad essere avvocato nel tempo verso, la Dogana Vecchia è il ristorante Country House, ora lui ci racconterà meglio di cosa si tratta. È però diciamo il nostro sponsor ufficiale che ha permesso tutto questo e sostiene anche le nostre prossime iniziative. War Art, che sono un gruppo di artigiani parecchio senza barcode, parecchio fuori dalle righe, che hanno fatto per voi, hanno creato a mano un omaggio che avrete più tardi, che vi darà questa bella valletta che è Ada Librandi, che ha anche un podcast sulla nostra web radio, quindi fra un po' la risentiremo. E poi basta, ora chiamo Aldo e gli chiedo di parlarci della Dogana Vecchia. 2 minuti 2, però ti piacerà, perché è tutto nello stile senza barcode. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, una piccola correzione, io non sono il proprietario della Dogana Vecchia. La Dogana Vecchia è una struttura, un edificio che sorge intorno a una torre del XIV secolo, poi ampliata e diversificati gli usi, ed è di proprietà di una fondazione che abbiamo costituito noi della famiglia proprio per salvaguardare il patrimonio che è costituito da questo complesso, perché intorno ci sono anche 13 ettari di terra. La torre medievale, 14 secolo, vi dicevo, è una vecchia torre di segnalazione in collegamento ancora oggi con un castello che è quello che sorge a Monte Santa Maria Tudelina. Dogana Vecchia si trova nel territorio del comune di Città di Castello e portava il segnale probabilmente da Firenze fino a Roma, probabilmente, e ovviamente di ritorno. Era l'internet di una volta, con segnali di fumo oppure fuochi durante la notte. Poi è diventata una dogana, da questo il nome Dogana Vecchia, perché separava il territorio di Città di Castello, che apparteneva allo Stato della Chiesa, da appunto il territorio di Monte Santa Maria Tiberina, in cui c'erano i marchesi Bourbon del Monte, che erano stati infeudati dall'imperatore, quindi c'era un certo conflitto tra un lato il Papa e l'altro l'imperatore. E poi è diventata una casa colonica con tutti i territori interi, e 40 anni fa la mia famiglia l'ha acquistata e ne ha fatto sostanzialmente un ristorante e una country house. C'è ovviamente un bel parco di 3 ettari, ci sono altri 10 ettari di terreno coltivato. Noi facciamo ristorazione secondo delle ricette molto particolari
che i miei genitori ottennero da un gruppo di perpetue ex perpetue circa 50 anni fa. E le perpetue, voi sapete, sono le persone che aiutano il parroco, gli fanno da mangiare, tutta una serie di servizi, soprattutto da mangiare, e quindi sono depositarie di una certa tradizione culinaria molto particolare, molto apprezzata, e noi queste ricette le abbiamo recuperate. Questa sera abbiamo presentato, vi porteremo un dolce particolare che si chiama postrengo, ed è un dolce praticamente tipico contadino, di quei dolci che servono per pulire le credenze, cioè si raccoglie tutto ciò che avanza durante la settimana in una cucina contadina, dal pane secco al latte, che ce n'è sempre di produzione da parte del contadino, al riso bollito, a tutte le frutta tipo mele, pere, fichi secchi oppure freschi se è la stagione e quant'altro, si impasta e si mette a cuocere nel forno a legna, una volta ovviamente, dopo aver tolto il pane, mentre il forno viene lasciato raffreddare naturalmente, e si recupera quindi anche il calore. Era molto ecologico. E ovviamente noi, oltre a questo tipo di dolce, facciamo tutta una serie di altri piatti, ce ne sono ovviamente da antipasto, da primo, da secondo. Ve ne posso citare due molto particolari, una pasta che noi chiamiamo cugni. I cugni in italiano sono le pieghe del vestito, perché è una pasta strappata, fatta con farina non raffinata, quindi tipo 0 e tipo 1, e la chiara dell'uovo, perché il contadino usava il tuorlo per il padrone, e a lui gli rimanevano le chiare dell'uovo, e quindi lui li usava per la pasta. Poi si fa la sfoglia, si taglia a pappardelle larghe, strisce larghe, e poi a mano si prende e si strappa. La lunghezza è quella della nocca e ovviamente si formano le pieghe, da cui due cugni, che va servita con il suo sugo, che è sempre lo stesso, a base di pomodoro, salsiccia, fagioli e un attimo, una inticchia di cotica. Ma è una leggerezza che voi non potete immaginare. Sì, sembra pesante, ma fatto con acqua e chiare dell'uovo, e dall'altra parte con quello che avanzava, dopo aver avanzato il maiale e quindi fatte le salsicce, fatto tutto quello che si fa con il maiale, rimaneva sostanzialmente la parte più leggera e meno pesante dell'animale. Un altro piatto che noi facciamo, che abbiamo chiamato noi Salmi del prete, perché ce l'ha dato la perpetua dell'arciprete lì del paese vicino, che si chiama Apecchio, per la festa del patrono, ci vogliono 5 giorni per farlo. Si incomincia con arrosto di cacciagione, poi si lascia freddare, tagliare in pezzettini, e poi si mette in una pentola di terracotta, strati di carne, odori, moltissime bacche di ginepro e altre cose, olio e aceto, finché non si riempie questa pentola di terracotta, che viene usata solo per fare questo piatto, che viene pulita ma mai lavata, affinché mantenga sempre l'odore e il sapore di ciò che ci viene cucinato. Sopra ci si mette un piatto, dopo averla chiusa con la carta, pieno di aceto, e si fa andare a fuoco lentissimo finché l'aceto sopra non è evaporato. Poi si aspetta. Appena è a temperatura ambiente, si mette su un piatto da portata e si mangia a temperatura ambiente. Ci vogliono 5 giorni, compresa la prima cottura. Anche per la digestione. No. Praticamente si è digerito dopo 5 giorni. È meraviglioso. Io vi consiglio, se avete un buon weekend da passare per rilassare, andate su alla Dogana Vecchia, vi troverete sicuramente bene. Grazie Aldo, io chiamo per un attimo un saluto Mauro e Ada, perché vorrei tanto che voi raccontaste agli ospiti quello che avete fatto e quello che gli avete regalato. Bene. Prego. Buonasera a tutti, io sono una trillatrice, la speaker di una trasmissione, ma più avanti ve la presenterò. Per adesso vi voglio raccontare di Warat. Warat nasce dall'inventiva creativa di due ragazzi
Mauro Santini e Stefano Gesuè, che non è riuscito a raggiungerci, e anche da preziosi consigli di Elena Santini e dal mio supporto per la parte della comunicazione sul web. E, cosa piace fare a Stefano e a Mauro? Mauro e Stefano piace creare le cose da sé, da zero, piace reinventare e creare in modo nuovo e creativo. E quindi hanno dato vita a un laboratorio di artigianato artistico, che è anche un'officina di lei ed un progetto culturale ancora in divenire. In realtà Garat nasce da una passione un po' particolare, che è quella del LAP, non so se ne avete mai sentito parlare. LAP, no. LAP è un... si tratta di giochi interpretativi, giochi di ruolo dal vivo, in cui i partecipanti inventano e incarnano in tutto e per tutto un personaggio, sia nel un personaggio che ha una propria storia, una propria personalità e un proprio outfit. E si prende spunto dalla storia reale oppure dalla finzione letteraria e cinematografica. E quindi da qui, insomma, era necessario avere dei vestiti, dei costumi adatti, anche del materiale da campo come tende, tavoli, che fossero il più possibile coerenti con l'epoca storica che si era deciso, insomma, oppure lo stile che si è deciso di interpretare. Da qui Volat entra in azione, dando una mano ad amici, a chiunque aveva bisogno di un aiuto per vivere questa esperienza LAP nel modo più bello. E Volat, poi, che altro dire, vabbè, non si occupa solo di LAP, insomma, ma anche... si occupa anche di realizzare oggettistica e accessori per la vita di tutti i giorni, o per chi ama vestirsi in modo creativo, come borse o cinture o che altro, no? Come cellulari, portafogli. Parla anche lui! Sì, però parla anche lui. Maschere, le maschere, è capitato di realizzare le maschere. Sì. Okay. Anche poi con materiali da prototipazione rapida, quindi sei anche a vetroresina e qualunque altro materiale. Il discorso nostro è che più che artigiani ci piace l'idea degli artefici, e quindi di manipolare il materiale a prescindere che sia. Ne capiterò anche le tizie di argento, delle preziose, semplicemente anche solo per l'esperimento e per creare qualcosa con le proprie mani di diverso da quello che so. E oggi il pensierino viene sempre da quella ottica, perché poi lì, appunto, con senza barcode è stato riutilizzato del cuoio di ottima qualità, perché è toscano, lavorato al vegetale e con altro, che però, viste le lavorazioni che abbiamo fatto, rimanevano dei pezzetti troppo piccoli per poter essere un qualcosa di più costruito, e abbiamo deciso di in qualche modo dargli una seconda vita con un portachiavi, di cui lo stesso vi ha un chiodino, un rivetto che fa da chiusura, e quello stesso fa parte di una vecchia antenna della manocchio terrestre della televisione, che si presta alla manipolazione, molto più robusto di quello che c'è con la rivetto senza barcode, anche perché sono tutti diversi, perché comunque la scritta ha più o meno questo tipo di stile, fatta a tiro a mano, e sono tutti non uguali come sono tutti novelli. Grazie. Grazie. Allora, c'è un pensierino da parte loro, da parte di Liberi TV, che adesso ho fatto finta di dimenticare, ma parla anche lui, e di Lupe Mutevole, che è la casa editrice, dove ne parleremo molto approfonditamente con i miei primi autori, quindi i miei gioielli. Quindi spero che voi li possiate gradire. Allora, quello che avete in mano è Red senza barcode. Fate molto attenzione, perché la mola cinese ha dentro il nocciolo, quindi non me lo mangiate, perché non vorrei. Grazie, grazie. Allora, Gianni Colazzone
aspetta, alza che aspetta, ci deve essere la premessa. Gianni Colasole è il direttore di Liberi TV. Liberi TV è una web TV, un'associazione culturale, e ce ne parlerà meglio lui, che però in qualche modo ha anche un po' ispirato Senza Barcode. Io in ambiente politico un giorno incontro Liberi TV e sono mio marito che è militante del Partito Radicale, stava facendo un'azione del Partito Radicale, aveva bisogno di visibilità in quel momento. Allora con Gianni siamo riusciti a fare diverse cose, diverse interviste. Quindi Gianni e Liberi TV, che è bello, non mi ascoltate nessuno, tutti però metto un sacchettino, parte di Liberi TV sono parte integrante della nostra attività culturale, quindi ora Gianni sei anche libero di alzarti e venire a raccontare cos'è il libro. Comunque saluto a tutti. Ho lasciato la postazione da camera in tutto il la web TV la trovate soltanto per internet, ovviamente ci occupiamo di web TV generalista, quindi potete trovare sulla cartella di ricerca qualsiasi cosa, da Guinness della lista più grande del mondo a interviste a politici, a sedute istituzionali di un municipio del 7° di Roma, della zona di Cinecittà, che seguiamo tutte quante da 6 anni. È un municipio, 920.000 persone, insomma, quasi non è, cioè, è una, sì, corrisponde alla popolazione di una città come Bari, per esempio. E, è un'associazione, quindi non è una testata giornalistica. Abbiamo imparato in 6 anni, siamo nati sostanzialmente nello stesso periodo in cui è nato il nostro barcode, abbiamo imparato a fare delle cose, anche se ufficialmente siamo un'associazione, quindi tutto volontariato quello che facciamo. Spesso si scambiano per la testata giornalistica, questa cosa a me lusinga molto, e ci mandano i curriculum, ma in realtà facciamo tutto quanto come volontariato insieme e con, spesso con l'aiuto, le ispirazioni della Vulcani, della Cera Bomba, che abbiamo fatto un sacco di cose, passato anche da evento, insomma, anche in questo campo, anche con le collaborazioni. Con Senza Barcode in vari settori, quindi sia della politica ma sia anche diritti, insomma, e adesso c'è tutta questa, diciamo, questo ambito letterario, artistico, letterario, di promozione letteraria, siamo qui a dove io di sempre. Grazie. Allora adesso torna fuori fare una cosa soltanto, scusate, ci teniamo. Allora io saluto gli amici di Facebook e noi continuiamo senza di voi. Grazie ai tantissimi che ci hanno visto. E termina la diretta. Dennis, termina. Niente, no, Facebook, Ada, ne sai qualcosa, non termina mai. Allora, bene, vi rubo ancora qualche secondo perché voglio raccontarvi di quello che farà Senza Barcode nel 2019-2020. L'associazione culturale è divisa sostanzialmente in due parti, ma ora stanno diventando tre. Ci sono tutte le attività culturali che vanno dalla presentazione di libri, la rassegna letteraria che si chiama Stai Senza Barcode, nata nel 6° anno d'attività della nostra associazione, appunto la collana che ora avete, Germano Zampa e Andrea Barricelli come i primissimi autori della nostra collana, e il lab Senza Barcode, cioè un laboratorio dove mettiamo in pratica tutto ciò che è lo studio del SEO, di internet, la comunicazione web in tutte le sue sfaccettature, cioè dallo scritto, dai podcast, le registrazioni, dalle dirette, insomma tutto quello che è comunicazione web. Senza Barcode
ha vissuto diversi cambiamenti questi anni. Siamo nati su una piattaforma gratuita che era l'intervista parlando solo e esclusivamente di diritto di famiglia. Siamo poi arrivati a avere centinaia di blogger, ma centinaia veramente, tantissime persone che scrivevano con noi, sempre, come diceva anche Gianni prima, a livello di volontariato, noi lo facciamo a livello gratuito. Abbiamo un statuto che guarda al diritto alla conoscenza e alla libertà di espressione e al fatto che non soltanto chi possiede un tesserino da giornalista, come qualcuno qua presente, debba e possa fare informazione. Se una persona lo fa in maniera corretta, con un certo, una certa competenza, e libero da qualsiasi tipo di condizionamento, cioè non lo fa, non parla per questo, quel politico, questa o quell'azienda, beh, secondo noi è giusto che anche lui informi di quello che conosce e comunichi agli altri quello che sa. Quindi Senza Barcode è stato un tutto, in un certo momento, è stato un magazine molto ampio. Parlavamo veramente di qualsiasi cosa, di ambiente, di salute, ma sempre comunque con una certa attenzione a usare, a parlare, a usare termini corretti. Quindi non ero certo io che potevo mettermi a parlare di salute, non essendo un medico, ma ci facevamo aiutare da associazioni, da medici. L'ultima cosa che mi ha fatto, proprio parlando a livello medico, mi viene in mente che siamo a ottobre, il mese della prevenzione donna, è stato proprio lo scorso anno, insieme al dottor Andrea Fabio Santandrea di Pompeo, scusatemi, che forse molti conoscono, per Sant'Andrea è il massimo esperto nella ricostruzione del seno. È stato poi, il giorno dopo la nostra conferenza stampa, è stato il primo ad operare, a ricostruire, diciamo, una mano, a riattaccare una mano. Quindi quello che noi stiamo facendo è farci aiutare sempre da persone che hanno la competenza, che possono parlare. Non vuol dire che chi ha i titoli possa parlare, chi non ha i titoli non può parlare, perché a volte chi non è titolato, chi non ha un titolo, è però ha il titolo per parlare, non so come farvi capire, titolati senza titoli. E questo è disputando, perché Senza Barcode appunto sta cambiando, ha un piano editoriale molto ben definito. Sempre ci occuperemo di cronaca romana, arte e cultura, parlando di teatro, anteprime di film, parlando non di musica, perché c'è The Parallel Vision e io vi invito tutti a vederlo, che è sicuramente migliore di me, a parlarne. .it.com. TheParallelVision.com, mi raccomando. Parleremo sempre di mostre, però sempre dove noi possiamo arrivare. Cioè, nel senso che noi, per quanto riguarda le recensioni e consigli da dare ai nostri lettori, non prendiamo scatola chiusa, nel senso che non riportiamo più una recensione di una mostra o di un film se non l'abbiamo visto noi. Questa cosa, ne parlavamo anche con amici, colleghi, è una cosa che abbiamo scelto un po' in molti, cioè essere... dire esattamente quello che noi pensiamo, perché alla fine è il nostro nome, la nostra faccia. Per quanto riguarda la politica, bisogna fare molta attenzione, soprattutto in una piazza come Roma. Noi diamo molto spazio alla politica romana, al Campidoglio, come all'artisano, come anche alla politica nazionale. Politica nazionale che tratta solo mio marito, Diego Sabatinelli, perché sono 30 anni che fa militanza politica, quindi è in grado di parlarne, è una trasmissione radio radicale, quindi sa di cosa parla quando parla di politica. Abbiamo avuto in passato dei blogger che parlavano di politica, li abbiamo zittiti, non censurati, zittiti, cioè parlano a volte, quello che non era il caso, insomma, di avere i problemi che abbiamo avuto. Per quanto riguarda Campidoglio e Pisana, soprattutto, che sono, cioè, danno tanto di quel materiale che insomma è sufficiente, moltissimi sono i comunicati che prendiamo e pubblichiamo esattamente così come sono, proprio per non dare un'interpretazione di una cosa che non conosciamo, però è giusto che le persone sappiano alcune cose, soprattutto perché si fanno poi una loro idea precisa.
La web radio, soprattutto, che sta per nascere, in realtà parte il 14 ottobre, ma qualcosa abbiamo già caricato, darà una voce anche alle persone che noi non pubblichiamo. Quindi avranno la possibilità di parlare. Ci saranno poi anche dei momenti di confronto con i nostri lettori. Benessere e ambiente sono due temi molto importanti e anche in questo caso da Mare Vivo a Omar. Mare Vivo è un'associazione ambientalista molto attiva, vedo qualcuno fa sì, Omar è l'osservatorio delle malattie rare, quindi tutte persone che quando parlano sanno quello che dicono, l'info e così via. Noi mettiamo insieme un po' tutto, sono tante informazioni differenti, come anche Libere TV, magari cercate la ricetta della crostata senza uova e burro e riuscirete a trovarla insieme magari a un'informazione di un bando per un asilo nido su Roma. Quindi cerchiamo di dare tante informazioni diverse. La rassegna letteraria 6 senza barcode, qualcuno potrebbe dire, madonna, tutto senza barcode si chiama? Sì, era la cosa più facile, ma vi spiego perché. Si ottimizza benissimo. Su internet usate un termine, usate sempre solo prima. Quindi 6 senza barcode perché è nato il sesto anno di attività dell'associazione. Io 10 anni fa ho pubblicato il primo libro, mi sono resa conto delle grosse difficoltà che hanno gli autori emergenti, non solo a pubblicare, cioè potersi affidare una casa editrice, non dico buona o meno buona, però seria e stabile, e quanto è difficile presentare dei libri. Io non sono romana, non sono nata a Roma, vivo a Roma da 7 anni, però ho capito che la piazza di Roma, piazza in questo senso, è veramente complicata. Quindi senza barcode vuole dare una mano agli autori emergenti. Ora abbiamo individuato questo locale come hub culturale dell'associazione dove presentiamo i libri. Libere TV è sempre con noi, abbiamo degli altri amici giornalisti o comunque blogger che ci danno una mano, quindi cerchiamo di dare ampio spazio anche agli autori emergenti. Autori emergenti che poi quando valgono, agli occhi valgono, allora vengono calcolati e proposti nella collana senza barcode. È una collana editoriale all'interno della casa editrice Luce Mutevole che mi dà la possibilità di fare quello che voglio. In pratica io posso proporre tutti i libri che per me sono senza barcode, quindi non omologati, non omologabili, quindi dei libri che parla tipo Troiade, cioè la parodia dell'Iliade che si chiama Troiade, cioè è perfetta nella collana senza barcode. Quando me ne ha parlato Andrea sono stata tratta così, gli ho detto tu devi pubblicare con me. Da Andrea è arrivato Germano, un'altra persona che più senza barcode sinceramente faccio fatica a trovarlo. L'ho incontrato in un bar, abbiamo iniziato a chiacchierare, dicevo ma lui mi ascolta o mi sta solo guardando? Perché è una persona che ti ficca gli occhi addosso, ti ascolta, forse perché è un medico, quindi è abituato a studiare le persone. Se poi hai trovato qualche patologia, dimmelo, così almeno vado avanti nelle cure. E così un'altra autrice, che non sviluppo il nome perché per me è particolarmente importante darle il massimo risalto possibile, ma una signora molto grande, ha 94 anni, ma no, l'età non è la sua grandezza, è tutto il resto che la fa grande, e molti altri che stanno arrivando. Nel 2012 non pensavo che avrei creato l'Hub senza barcode, la parte didattica della nostra associazione, e come dicevo si occupa di teoria e pratica, questo è il primo corso che ci sarà dopo la pausa estiva, quindi teoria e pratica del web, comunicazione web. In quel corso in particolare metteremo veramente in pratica tutto quello che studieremo al mattino, nel giro di una giornata porterò questi 7, massimo 7 studenti che saranno con me a creare da soli un sito internet e utilizzarlo. Io ci sono tantissimi webinar, ci sono tantissime persone che ti dicono ah ti faccio il sito 200 euro, per me sono
queste vaccate, nel senso che se non gli dai gli strumenti alle persone, non gli fai capire come utilizzarli, e beh, quelle persone ti hanno magari dato un sacco di soldi e poi è finita lì. Invece noi cerchiamo di dargli gli strumenti e metterli in condizione di essere loro a utilizzare tutto. Loro si parla di... abbiamo fatto un corso molto bello, eravamo alla Protomoteca in Campidoglio, avevamo anche il patrocinio dell'Assemblea Capitolina, avevamo giornalisti, avevamo DJ radiofonici, avevamo studenti, fotografi, avevamo tantissime persone diverse che hanno tutte la stessa esigenza, comunicare una cosa, e noi cerchiamo di dare gli strumenti. Io non ho fatto studi universitari per arrivare alle conoscenze che ho, però non passa un mese dove io non cerco un corso, dove non vado a studiare qualcosa, perché il web, e c'è chi lo sa più di me, è talmente in aggiornamento continuo, è talmente una tritacarne che se non sei completamente aggiornato ogni momento ti perdi. Senza barcode è non una testata giornalistica, perché ho scelto di non essere giornalista, ma è diciamo captato, passatemi il termine, da Google News. Quindi lo trovate su Google, sulle novità di Google, insieme a Repubblica, al Messaggero e a tutti gli altri giornali. Quindi questo è molto molto bello. Quello che non sapevo il 12 settembre 2012, ma che speravo, era un giorno di poter avere una radio, una web radio. Radio web radio, facciamo una distinzione, perché molto spesso mi dicono: sì, ma che musica metti? No, non metto musica, perché una web radio non ha 24 ore di attività, non ha una produzione simile. Noi lavoriamo sui podcast, i podcast sono delle registrazioni, come se fosse un articolo, però raccontato dallo speaker. La bellezza di questo cos'è? Che te lo puoi scaricare, te lo ascolti sul cellulare, te lo ascolti come un libro di quelli che puoi ascoltare con le cuffie, no? Magari facendo attenzione a dove si mettono i piedi quando si è per strada, però si possono ascoltare queste cose. Abbiamo dei podcast che secondo me sono fantastici. Il primo quello che mi viene in mente è quello di Aldo Pazzaglio, dove parleremo di ricette. Faremo ricette, la cucina della tradizione. Poi ci sarà il podcast di Tagarara Lorenzo. Lorenzo è un ragazzo di Milano, anzi di Marnate. Lorenzo Pisani era un assessore al welfare di Marnate, nel gruppo poi io l'ho conosciuto perché ha scritto un libro raccontando la sua storia con la sua compagna sulla procreazione medicalmente assistita. E voi direte: ma no, che podcast impegnato. No, parlerà di Propatria e Rock. La Propatria è una piccola squadra di calcio di Gustarsizio, e il Rock perché lui è un pazzo innamorato degli U2. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Sheila, innanzitutto mi presento, sono Lorenzo Pisani e insieme a Sheila abbiamo deciso di portare avanti questo progetto. Sarà il nostro programma, sarà incentrato un po' particolarmente su due argomenti ludici, la musica e il calcio. Il calcio però non calcio di alti livelli, ma il calcio dilettantistico, perché io, essendo tifoso della Propatria, la squadra di Gustarsizio, siamo in Serie C, quindi vi parleremo insieme al mio amico Lele di quanto avviene nei campionati minori del campionato di Serie C, e vi parleremo delle novità musicali legate comunque al contesto calcistico, soprattutto di rock and roll. Il nostro programma si chiamerà Rock and Roll Football Club, vi aspettiamo, inizieremo settimana prossima con la prima puntata, dopo la partita Propatria Lecco, che è un piccolo derby, e con tutte le novità sul calcio minore. Vi aspettiamo, ciao Sheila, ciao a tutti.
Allora, io mi chiamo Sheila. I milanesi non ce la faranno mai a dire Sheila perché mi chiamano tutti Sheila e non c'è niente da fare. Quella che segue è Emanuela Fatini. Ciao a tutti, buonasera, io sono Emanuela. Avrei voluto tanto essere lì con voi oggi, ma purtroppo fino all'ultimo ci ho sperato, ma insomma non sono riuscita a incastrare tutto, è un periodo un po' complicatino, però fa niente. Però volevo comunque mandare questo video per salutarvi e per presentarmi. Prima di tutto volevo dirvi come ho conosciuto Sheila. Sheila ha presentato il mio libro un mesetto fa. E da lì ci siamo innamorate artisticamente parlando e niente, poi dopo poco lei mi ha proposto questa di far parte della web radio, una occasione che naturalmente io non ho potuto perdere, perché tutto ciò che mi permette di parlare di quello che mi sta a cuore e di quello che sta a cuore a tantissime altre persone per me diventa un'esigenza e un'opportunità a cui non posso rinunciare. Sheila, glielo dicevo l'altro giorno, perché poi io e Sheila ci mandiamo dei vocali altro che di 10 minuti, come dice Tommaso Paradiso, di un quarto d'ora. Non so perché non ci telefoniamo, vabbè, comunque ci siamo mandati questi mega vocali e gli ho detto: tu sei me lontana da me, che era una frase di una canzone, credo, di Alan Sorrenti. Ma veramente lei è proprio me, però a Roma. Quindi tutto quello che lei vi dirà oggi su di me sono io, non c'è niente di filtrato. Non c'è niente filtrato come l'associazione Senza Barcode, è un'associazione di persone che non hanno recinti, che non hanno restrizioni, che sono libere, libere di pensare e danno una libertà competente, e quindi questa è la cosa più importante oggi nella comunicazione. Io faccio un programma il giovedì sera, Sheila il giovedì sera, giovedì, alle 21, che si chiama Disabilità Oggi. Io mi occupo di disabilità perché io ho un figlio di 16 anni, quasi 17, un ragazzone affetto da autismo, per cui è 17 anni che vivo in questo mondo. Naturalmente ho fatto master, corsi e tutto, so di tutto e di più, lavoro in campo medico, quindi ho già una buona base anche su alcune diciamo problematiche legate a queste cose, e soprattutto è 17 anni che vivo nel mondo della disabilità e ho conosciuto persone splendide, persone con tante difficoltà, persone con le quali abbiamo stretto dei rapporti sia lavorativi, diciamo così, che anche d'amicizia e di conoscenza, che ci hanno arricchito, perché talvolta il mutuo aiuto è più importante di qualsiasi conoscenza di legge o di persona altolocata che può portarti a fare le cose. Io spero che questo programma sia per voi un modo anche di comunicarmi, se avete voglia di parlare di alcuni argomenti, se non avete capito qualcosa che ho già spiegato, chiedetemi pure. Io ho una mail che è manu@senzabarcode.it, dove potete inviarmi tutte le vostre perplessità, domande, non insulti, su quello che è stato detto in puntata, e ne possiamo parlare. Appunto, vi rispondo tramite sempre i podcast, e vedrete che nelle puntate a venire poi ci saranno, verranno trattati temi anche molto interessanti. Cercherò di fare anche delle interviste, quindi andare anche a intervistare proprio i professionisti, magari avvocati, persone che lavorano nei CAF, così, che ci danno proprio delle dritte su come muoverci in certi campi. È una radio bellissima, è una radio dove c'è veramente di tutto, c'è politica, c'è cultura, c'è, io ho sentito il podcast di Ada, è bellissimo, complimenti Ada, c'è di tutto, sport, musica, tutto. E quindi io, a voi che siete lì, vi auguro una buona serata, di mangiare, bere anche per me, e alla radio auguro una felice, lunga e duraturissima vita. Ciao ciao, buona serata a tutti. Allora, adesso di scaletta ci sarebbe Ada, però siccome non riesco a fermare questo poco, cioè Simona Giannetti è un avvocato penalista, anche lei di Milano. Buongiorno a tutti, sono Simone Giannetti, avvocato della rubrica Il Giudice di Pinocchio. Come prima cosa ringrazio Sheila
per l'opportunità che viene data anche alla giustizia e al diritto di avere uno spazio per il diritto alla conoscenza. Parleremo nel podcast del giudice di Pinocchio di tutto quello che è stato di diritto e anche quello che non è stato di diritto, ma che vorremmo che fosse, quindi della giustizia, quella effettiva e quella scritta sulla nostra carta, quella che è poi capitata a Pinocchio con il suo giudice gorilla, e di quella giustizia che si vive tutti i giorni nelle aule, visto che sono un avvocato, e di quella che invece vorremmo essere, visto che siamo anche una democrazia liberale. Parleremo del processo penale, del processo liberale, anche dando un'occhiata ai giornali, perché poi il punto di partenza sono alla fine le notizie che ci vengono date, e i processi come sono nelle aule e come invece possono esserci rappresentati. Parleremo quindi anche della gogna mediatica, di quello che sono le conseguenze di un processo, il carcere, l'impossibilità di rieducarsi, che poi spesso è la parte più complicata, considerato che lo Stato non sempre è presente, ma anche la giustizia degli uomini, che è quella che impedisce un ritorno alla società civile. Certo, come membro del direttivo di Nessuno Tocchi Caino parleremo anche di ergastolo ostativo e di argomenti un po' impopolari che alla pancia del populista giudiziario potrebbero non piacere, ma che in termini di diritto alla conoscenza potrebbero invece approfondire aspetti che magari poi, se conosciuti, potrebbero anche risultare condivisibili. Pinocchio è il punto di partenza. Perché Pinocchio? Perché Pinocchio aveva nascosto le sue monete, e monete che poi gli erano state rubate, è andato dal giudice ed è finito per essere imputato. Quindi la parte offesa è diventato imputato. Il giudice era un giudice gorilla, quindi un giudice che si è completamente disinteressato della vicenda. Pinocchio è stato oggetto di giustizia sommaria, non ha potuto avere un avvocato, non ha potuto difendersi nel principio del contraddittorio, non è stato considerato innocente fino a prova contraria, non c'è stata la presunzione di innocenza, non ha potuto difendersi in altri gradi di giudizio e soprattutto è stato messo subito in carcere, pur essendo giovane, quindi anche un bambino, e incensurato. Questa è la storia di Pinocchio. A dire il vero, ci sono altre storie in Pinocchio che richiamano la giustizia. Sto pensando di parlarne nel prossimo podcast e alludo al Geppetto, papà di Pinocchio, che è stato anche Geppetto in carcere. Magari ne parliamo la prossima volta. Intanto vi ringrazio e so che la giustizia è un tema forse un po' meno interessante di altri, però magari cercando di parlarne in termini un po' meno, come dire, avvocateschi, riusciremo ad espandere un po' quella conoscenza che serve per poter leggere anche le notizie, magari con un po' meno di accanimento, un po' più di presunzione di innocenza nei confronti di chi è solo indagato, e magari dando a chi è stato condannato la possibilità di ritornare in società non necessariamente macchiato. Questo perché chiunque di noi potrebbe essere Pinocchio. Grazie e buona festa a tutti. Allora, Simona, quando doveva venire, però a un convegno oggi sul diritto del marittimo, e mi ha detto: io non mi faccio neanche i selfie, secondo te mi faccio un video? E gli ho detto: vabbè, mandami uno scritto, lo leggo io, anche se mi dispiace non farti vedere. Poi mi ha mandato il video e mi ha detto: perché io ci voglio mettere la faccia, ma davvero? Quindi anche se magari sono tremolante, non ho le luci giuste, io come aveva i tecnici in casa che dovevano mettere a posto qualcosa, voglio farmi vedere anch'io. Allora, l'avete già ascoltata parlando di 40, adesso vi richiamo Ada Librandi, che vi parlerà del suo podcast. Io non metto mai le scalette, però in questo caso ho fatto tutta una scaletta precisa, l'ho detto: ti siedi qua, ti metti, poi io non mi sono mai seduta, quindi la poverina mi si è riuscita.
Io sono l'autrice e la speaker di un podcast, si chiama Il Poi dello Scienziato, che andrà in onda il mercoledì alle ore 19 sulla web radio Senza D'Accordo. E mi presento un attimo, io sono una laureanda in filosofia e sono un'autrice di, sono stata autrice in realtà di poesie con le quali ho vinto alcuni concorsi letterari in passato e ho iniziato il mio percorso accademico in realtà studiando biologia, però non l'ho portato a termine e ho incontrato la filosofia che l'ho inseguita, insomma, che è, diciamo, l'unico luogo che è riuscito un po' a contenere la mia irrequietezza intellettuale, e la filosofia sarà presente nel podcast ma in modo silenzioso, non sarà chiamata in causa in modo diretto, e perché la filosofia ci permette, uno strumento che ci permette di guardare i problemi da diversi punti di vista e di creare nuovi modi di pensare attraversando le discipline. Ed è questo che voglio fare un po' attraverso il podcast, che non sarà monodisciplinare, non vuole essere né monodisciplinare né monotematico. Io mi occuperò, soprattutto mi confronterò con i contributi che provengono dalle scienze antropologiche, dalle scienze biologiche, dalle scienze psicologiche, antropologiche, insomma, mi interessa esplorare la natura umana attraverso linguaggi diversi. E cercherò di adottare uno stile narrativo e voglio promuovere una prospettiva dialogica in cui non ci sono né stolti né sapienti sopra una cattedra, e ovviamente questo implica che io devo mettere in gioco prima di tutto me stessa, perché ovviamente dovunque vado mi porto appresso i miei bias cognitivi, le mie idiosincrasie, e quindi mi devo confrontare prima io con loro, con queste problematiche. E voglio dare un piccolo contributo contro la diffusione delle fake news, perché dal lato sulla quanto riguarda la salute umana sappiamo i danni che provocano, ma nello stesso tempo voglio combattere un atteggiamento, quello contrario, atteggiamento fatto di chiusure, di prepotenze di fronte alle crisi che insomma vediamo continuamente tra società e scienza, eccetera, tra società e istituzioni, e in quanto poi vanno a creare delle fratture molto più profonde, dei danni più profondi alla salute della democrazia e della scienza, che sono due realtà che sono legate indissolubilmente. E perché qua dallo scienziato? Io vi rispondo con le parole di Carlo Rovelli, che è Carlo Rovelli è un fisico italiano, e lui appunto ci dice che lo sguardo poetico e lo sguardo dello scienziato in realtà hanno molto in comune, perché entrambi ci portano in avanti nella conoscenza del mondo e ci portano alla bellezza, perché sì, la bellezza, come diceva qualcuno, è l'unica che salverà il mondo. E un messaggio che vorrei poter comunicare attraverso il podcast, ma appunto l'attività di divulgatrice, quello, ecco, non abbiate paura della scienza, perché la scienza non vi sacra l'imprescutabile, ma crea via di accesso. Ecco, ho finito. Quindi io gli do una fiducia esagerata, tutta meritata. Io mi sento un difetto, perché poi dopo devo parlare dei miei podcast, delle cavolate in confronto. Farò due cose, anche per non ammorbare tutti con la mia voce, e vi assicuro che provo con il programma la velocità, ma se prendo una bambina poi aiuto, sì, piano, così camuffo e non sembra che ci sono sempre solo io, perché se non uno viene anche a noi. Comunque ho due podcast, anzi tre, per poi non manco. Il primo è Pyros, il fuoco della cultura, dove ci saranno dentro i miei autori, le rassegne letterarie, le interviste agli artisti, ai fotografi, tutto quello che è cultura sarà buttato in Pyros, esattamente così. Poi c'è Disputandum, cioè un luogo di dibattito dove parlare.
di qualsiasi cosa, ma parlare, una delle trasmissioni che io voglio fare, direte questa è scema, forse, però è sulla nail art. Quante persone si fanno le unghie? Tantissime. Perché andiamo in negozio a spendere 40 euro e non andiamo dalla vicina di casa che è 15 euro e ci fa le unghie? Cerchiamo di capire perché, c'è un mondo sotto ogni cosa, sotto il gel che si usano per fare le unghie, c'è un mondo affascinante. Sono quelle, avete presente quella trasmissione come è fatto? Mi sembra canale 8, canale 9, che ti spiegano come sono fatte le caramelle. Sono cose che nessuno se le ha chieste. Di Max Alfa. Come? Di Max o Alfa. Tutta una serie di canali che fanno, che sono appassionato. Ecco, poteva essere che lui il malato di mente. Quindi questo sarà risultato. Poi mi cimenterò in qualcosa che per me è complicatissimo, perché ve ne siete accorti, mi mangio le parole come se fossero caramelle, ma faremo una diretta di una rassegna stampa, sarà una rassegna stampa web, mio marito è molto preoccupato perché non sa che la farò tutte le volte che esce di casa lui e mi fanno vedere chiuso in cameretta, una rassegna stampa web molto particolare perché parleremo solo di alcuni tipi di notizie. E poi andrò a cercare tutte le informazioni sulla tecnologia, come si usa WhatsApp, come uscire dai gruppi senza farsi vedere da nessuno, come ascoltare gli audio senza far vedere la doppia spunta blu, tutte quelle cose che tanti non lo sanno neanche che si possono fare, sono utilissimi. Quando ti mandano un messaggio e tu sei curiosa, ma non puoi dargli la soddisfazione, c'è un modo. O vedere una fotografia, c'è un modo. Vuole sapere, vuole seguire, no, ti abboni. Allora, io ho quasi finito. Se ci sono domande sulla nostra associazione, fate pure, se no vi lascio andare. Ma è due parole sul logo, lo diciamo, così bello. Allora, il logo è un barcode aperto. Senza barcode significa senza codice barre. Il barcode è quel... Poi tu sai cosa me lo chiedo. No, è una cosa, questa qua è nata più o meno negli anni 80 circa. Ed è stato un primo esempio di omologazione a fondo, cioè a fine commerciale poi alla fine, però una cosa diciamo globale, come oggi si usa tanto dire. Questo logo così. Che poi era un dito di spaventa. No, sì. No, questo logo, questa scritta che in qualche modo rompe queste barre è veramente rivoluzionale. Insomma. Ah, lì c'è una quando, come l'hai pensato, se l'hai pensato te, come l'hai pensato. Perché monta da lancia, caffè e brioche. Sono state le mie ispirazioni. No. Prova a chiedere a quell'elemento lì. Perché il suo libro si sviluppa il 1° di aprile, anzi il 2 aprile, e lui capirà il perché senza far cosa anche lui. Vi lascio la chicca per dopo. No, era semplicemente perché Diego, che è mio marito, e tra l'altro mi fa il sto barchetto, così mi cucino il pesce anche domani. E ci viene sempre. E certo, è come il prezzemolo sul pesce poi. E in realtà è la vera anima di senza barcode, perché se un giorno mi dice vai a lavorare, qua senza barcode chiude. Quindi un giorno lui stava appunto facendo un'azione non violenta, da buon radicale, lui si occupava di diritti di famiglia, se ne occupa, di divorzio breve, se è passato e anche grazie a lui, e dicevo ma porca miseria, io scrivo per diverse testate e nessuno ci pubblicava. Allora ho detto, perché questo omologatore? Sono tutti omologati. E no, noi siamo senza barcode. Ed è nato così. E mi ricordo che lui mi diceva, ma il nome poi ci pensi. No, ci ho già pensato. Allora cercavo il barcode, come un barcode rotto, qualcosa di aperto. Ma è l'illusione di mettere voce in capitolo. Quando no, lui, devi sapere che lui è il vero editore di Senza Barcode, perché pagò i primi 20 euro per il sito, e quindi se vuole dirlo, vuole anche i biglietti da visita da sito editore sopra. Così. Poi si è fatto scusare, ma rovinata per sempre. Quindi senza barcode, tu pensa quando noi ci siamo sposati avevamo
c'ero io con il bottiglione dello spumante, il mio avvocato, cioè il nostro avvocato, ma è il mio avvocato, che ha collaborato al divorzio breve, lui in mezzo, e lo striscione di divorzio breve, cioè mio suocero con le mani così, dureranno una settimana, sono due anni, insomma, andiamo, ci sopportiamo ancora. Tu devi sapere, mio caro dottore, che inserendo una grafica su un sito.it per la normativa, qualche avvocato dovrebbe saperlo, per la normativa italiana è come se fosse un marchio registrato, quindi nessuno lo può utilizzare. Vedi che ti fai le corse? No, ti tutela anche sullo Stato europeo adesso. Sul territorio europeo. Sì, però senza chi lo usa, parli di guidare. Il bello di questo sito. A meno che sia forse in Argentina e qualche italiano. Sono tutte troppo sensibili. Il bello di questo logo, secondo me, non è solo il barcode rotto. Quello che io amo di questo, del mio logo, è il non siamo tutti uguali. Che va in completo contrasto con il nostro statuto. Io sono convinta che non esiste differenze di razza, religione, formazione, cultura, cioè siamo veramente tutti uguali, a famosa livella, però nella nostra qualità siamo tutti assolutamente diversi, dobbiamo avere tutti gli stessi diritti e le stesse possibilità. È una cosa scontata, però cioè sarebbe uno vale uno, ma uno non vale l'altro. No, se vuoi anche così. Io sono una di quelle che il 15 agosto era a Rebibbia insieme al Partito Radicale per portare, che ne so, non un saluto, ma neanche sostegno, perché poi non è quello che si fa. Siamo andati a vedere stare insieme i detenuti. E le persone sbagliano, le persone se sbagliano devono anche pagare, ma la dignità delle persone non deve essere messa in discussione in ogni modo. Tu lo condividi quanto me, per questo c'è Simona Giannetti, che è un avvocato penalista, che ha lo stomaco per dire certe cose che tanti non vogliono ascoltare, per questo c'è Ada Litandi, che parla di qualcosa che ama ma qualcuno potrebbe non condividere l'affatto, per questo c'è Emanuela Cachilli, per questo ci sono tutti quanti queste persone, per questo ci sono anche io, che alla fine non c'entro niente per loro, ma c'entro tutto, perché siamo tutti un unico figlio. Ti ringrazio della domanda cattiva, cioè potevamo farmi domande cattive, ma sei stato bravissimo, però visto che sei qua io ti uso, perché ti chiedo, anzi ti do questa cosa che per me è importantissima, di presentare in anteprima Andrea Baricelli e Germano Zampa. Se potete avvicinarvi, io vorrei veramente, da parte dei presenti e di tutte le persone che ascolteranno la registrazione che andrà su Libere TV e Gianni ha una curiosità di produzione pazzesca, vi chiedo veramente di stare vicini a questi due autori, che sono anche in questo caso due persone diversissime, ma sono due persone che hanno scritto due cose pazzesche, sono veramente pazzesche, e sono stato positivo, grazie. Hanno scritto due cose pazzesche, diversissime tra loro, ma per me è un onore pazzesco poterli avere insieme oggi a inaugurare la nostra collana. Grazie. Tocco la musica. Allora, abbiamo appunto qui a tempo con Andrea Scela, Andrea Baricelli, magari ecco se ci mettiamo perfetto. È alla vostra destra e alla vostra sinistra Germano. Io penso che l'inquadratore, perché nel frattempo sto facendo anche il cameraman, quindi cioè con il pensiero cerco di governare la videocamera, mi sembra che stiamo nell'inquadratura. No, ma ci siamo entrati. Allora, si inaugura così la collana senza barcode, ma c'è una scena di Rube Mutevole, sono dei libri che in qualche modo da senza barcode, quindi transitano verso appunto questa esperienza editoriale. Parliamo prima con Andrea Baricelli e poi facciamo una qualche domanda, ma sono proprio degli spunti per darvi la possibilità di presentare questo libro.
avvocato e poi appunto ci dirà in che ambito avvocato prima specializzato. Quello civile, fate esclusivamente. Quindi mi sembra la seconda esperienza, questa qua di questo libro che si chiama Troie del Proiale. Troie, perfetto. È del 1990, quindi insomma devo dire per quanto riguarda me sono molto invidioso di questo. E quindi questo testo, con questa copertina tra l'altro molto accattivante, che poi ovviamente monteremo nel video, è sostanzialmente una parodia dell'Iliade. Ora, come poetico per eccellenza l'Iliade ha praticamente secoli e secoli, anche diciamo decenni e decenni di esperienza didattica su qualsiasi scuola, presumo. Abbiamo studiato l'Iliade, ecco come viene in mente l'idea di parodiare, di prendere in giro un testo quasi sacro. Proprio perché è un testo sacro, cioè mi andava, diciamo, solleticava l'idea che Omero si potesse rivoltare nella tomba. Questa era proprio l'intenzione che ho coltivato. Quindi ho cominciato a immaginare questo mondo poi epico, ricco di eroi, di semidei, estremamente affascinante. Ho voluto immaginarlo totalmente capovolto, pertanto ho voluto rendere i semidei dei personaggi squallidi, profondamente umani se vogliamo, ma anche dominanti destini di bassissima lega, e pertanto diciamo, è stato molto divertente trasformare Achille, che è un eroe senza macchia, in un personaggio piuttosto discutibile, Agamennone, un sovrano omerico per eccellenza, anche lui insomma in un soggetto dedito a traffici illeciti, pertanto con tutto ciò che ne consegue. Ettore stesso, che è il classico eroe insomma perdente, ma comunque molto nobile nella sua sconfitta, non reso ignobile anche nella sconfitta, pertanto non si è stato nessuno. In questo sono stato estremamente equo. Perfetto, passiamo a Germano Zampa, classe 1949. Quindi non vedi più. No, non ci mancherebbe. È un medico, un oncologo, quindi impegnato a salvare vite quotidianamente, e il suo La luce e la notte lui lo ha definito un'opera minore. Partiamo da qui, allora, cerchiamo di capire perché un'opera minore. Non scrivere che da partire. Sì, è già un progetto in... Sì. Perfetto. Allora, questa opera minore, quindi appunto La luce e la notte, di cosa si tratta? È una storia, sono storie, sono racconti? No, non sono racconti. Cioè, non sono racconti nel senso che poi alla fine tutto si tiene insieme, quindi alla fine tecnicamente quel genere letterario dovrebbe essere un romanzo, però sono anche storie parallele. In realtà quasi nessuna di queste storie finisce. Se io un pezzo di questo libro potrei pure riscriverlo e sarebbe di 2000 pagine, però poi ogni tanto, perché mi scocciavo, perché non andava di interrompere, non mi andava di continuare, interrompevo queste storie, che poi però alla fine in un capitolo finale ritornano tutte insieme. Diciamo è un po' anche difficile definirlo in sé, in qualche modo siamo proprio in piena coerenza con quello di cui parlavamo prima con Sheila, il fatto del senso barcode, cioè la difficoltà di omologarci, quindi facciamo storie che non sono finite. No, e poi mi interessavano gli esperimenti linguistici, per cui ogni parte, ogni capitolo del libro è anche un esperimento linguistico. Ci sta una parte che è illeggibile, secondo me, perché sembrano parole inventate, in realtà non sono parole inventate, sono tutte parole in italiano, antiche, che ho rimediato sui vocabolari. Se si legge non si capisce nulla, però nessuna di queste parole inventate, è un'idea che era venuta... Dall'antifra si è contato. Sì, era venuta dall'Andolfi, che scrisse un breve racconto, che si chiamava La passeggiata, un racconto di due pagine, i critici dicevano che al solito l'Andolfi che si è inventata, però invece non se ne è inventata neanche una, e tutti pensavano che fosse tutto che l'avevo inventato. Per alcuni capitoli, non tutti, il libro spero che sia leggibile, però quelli sono un po' illeggibili, però non è neanche una parola inventata. Sono tutte parole. Perfetto, quindi un po' usate, a questo punto diciamo, aspettiamo l'opera maggiore con queste premesse, visto l'altro che andremo a finire. Andrea, l'Iliade sono 24 libri, questo testo invece, diciamo, questa parodia, questa diciamo, presa in giro, sostanzialmente come si l'hai sintetizzata? No, diciamo che a seconda poi dell'idiozia che mi veniva in mente. C'è anche cioè una invenzione, oppure proprio tu ripercorri personaggi di alcuni passaggi sì, altri sono totalmente inventati, e ci sono alcuni passaggi che no, sono i passaggi insomma più celebri di Iliade, ovviamente il duello tra Ettore e Achille,
Priamo che chiede il corpo del figlio morto ad Achille, quelli sono tutti quanti ripresi e ovviamente resi molto meno affascinanti e molto peggiori da quel punto di vista. E, per il resto ci sono anche passaggi inventati, ma non ho seguito un filo conduttore, diciamo che quello che mi veniva in mente non lo scrivevo. Talvolta non è neanche una buona cosa, però beh, dipende. No, diciamo che io ci tenevo, io ovviamente ci tengo a dire che rispetto qualunque essere umano, ma trovo che oggi soprattutto a volte di politicamente corretto si muoia, quindi un po' di scorrettezza a tratti anche molto profonda l'ho immessa in questo libro. Sì, questo è molto interessante, lo dici, insomma, politicamente corretto poi spesso è soltanto una facciata, poi la facciata pubblica, poi sì, appena esatto. Magari perché poi la fortuna delle intercettazioni, del fuori onda e così via, esatto. Si è qui autentici e si emerge che poi sostanzialmente si è politicamente scorretti, si è portatori di pensieri magari non tanto, esatto. Diciamo, piuttosto biasimevoli, però pubblicamente si ha tutta un'altra faccia. Senti, io ho intervistato varie volte gente che opera nel diritto, quindi spesso magistrati, non immaginavo che tra i magistrati fiorisse tutta una categoria di artisti, vedi, proprio c'è chi suona, c'è chi canta, c'è chi scrive poesie e così via. Ecco, si interseca un pochino questa professione come operatore di diritto, tu sei un avvocato, invece comunque si interseca un po' con questa tua passione sostanzialmente letteraria. Ma diciamo che mi piace provare a scrivere atti che siano, non voglio dire racconti, perché ovviamente la funzione tra un atto giudiziario e un racconto è profondamente diversa. Diciamo che cerco di scrivere atti che siano comunque leggibili e piacevoli da leggere, o quantomeno che insomma espongano vicende, anche norme, in un modo che sia chiaro. Io fin dall'elementare mi è stato detto, a parte avere ovviamente il caso di atti giudiziari, anche chi riceve atti conosce bene il diritto per ovvie ragioni, mi è sempre stato detto, quando scrivi qualcosa fai in modo che chi riceve non sappia nulla di ciò che scrivi. Io ho sempre cercato di rimanere fedele a questo principio anche occupandomi di diritto. Poi in realtà sono avvocato da 2 settimane ufficialmente, perché l'esame è passato da poco, quindi vediamo come andrà, magari questo tipo di scrittura pagherà, magari non pagherà, chissà, speriamo di sì. In questa sede, in questo momento, ti auguriamo ogni successo come scrittore. Grazie. E diciamo, sfioriamo l'ambito professionale anche con Germano Zampa, lui è un medico, gli chiediamo un pochino, siccome qualcuno dice che è una missione fare il medico, ma comunque sia un qualcosa che prende la vita più intima delle persone, anche e soprattutto secondo me quando poi si fa una medicina in un campo in cui si è a contatto con la morte, insomma, ecco, cioè un motorino è una cosa, un ortopedico, insomma un oncologo o un medico per esempio di pronto soccorso, insomma la morte è presente, la morte e il dolore forte sono stati spesso innegabili ispirazione artistica. Ecco, c'è qualcosa in questo testo che proviene da quell'esperienza, dall'esperienza professionale? Sì e no, cioè più no che sì. Posso fare una... Io sono sempre stato contro l'idea della medicina come missione. Per me la medicina è un'attività intellettuale, sostanzialmente. Quindi cerco di... In che senso? Prego? In che senso, dottore? In che senso è un'attività intellettuale? Sì. Nel senso che una buona medicina si basa su corretti ragionamenti. Io mi ricordo. Avevo un professore, io ho studiato medicina, sono laureata alla Cattolica. A quel tempo mi sono iscritto all'università nel 1967, quindi 68 l'ho fatto lì dentro. Avevamo anche gli esami di morale. Il nostro professore di morale era poi un prete abbastanza così, abbastanza un po' deviato, tanto che l'ha mandato via dopo un po' per questioni sulla pillola, per favore. E lui mi disse una cosa che mi è sempre piaciuta, dice: il primo dovere cristiano di un medico è una diagnosi esatta. Questo per me è la più vera cosa che si è sentito dalla medicina. Una diagnosi esatta. Questa è secondo me. Quindi per me è un'attività fondamentalmente intellettuale, poco sentimentale, cioè la missione è una colorazione sentimentale, non mi piace. Volevo fare un discrimine molto forte tra questa attività e quella mia, tant'è che il primo libro l'ho scritto con uno pseudonimo, poi invece mi sono lasciato prendere dalla vanità e ci ho messo il nome vero.
Sì, no, di morte si parla naturalmente anche, dico naturalmente perché è una, come dire, un argomento abbastanza naturale purtroppo, si parla abbastanza anche di questo. Anche se l'argomento principale di questo libro sarebbe le corna, se vogliamo, è il primo novel di tutta la storia, anche quello è un argomento abbastanza insomma importante, può capitare. In certi casi la morte anche quella è troppo. Sì, in certi casi. Esatto, quindi il primo movens di tutta la storia è una questione di corpo. E questo sì, è la prima delle prime pagine, insomma. Sono un sospetto di tradimento. Racconti anche quelli che restano aperti, cioè. Eh sì, anche perché poi la cosa si conclude o non si conclude in realtà. Poi tra l'altro sono cose che non sono neanche mai dette, però sono fatte, insomma. Vabbè, comunque, insomma, se ti fa piacere leggere. Però comunque con l'attività professionale è proprio che vedere. Sì, proprio che vedere. Volevo anzi proprio che fossero due cose diverse. Perfetto. Bene, io Sheila direi che potremmo concludere qui ricordando Andrea Barricelli con Troiade, appunto edito nella collana senza barcode di Lupe Muteole, e il Germano Zampa, il dottore del Barricelli avvocato, il dottore Germano Zampa, con La luce e la notte su Lupe Muteole nella collana senza barcode. Grazie. Ciro, non lo posso sopportare. Allora, io vi ringrazio veramente tanto di essere stati con noi. Ora c'è per voi un buffet, un aperitivo, si mangia anche la torta, quindi vi chiedo di intrattenervi, tranne Andrea, che so che se ne può andare. Ancora un pochino non c'è problema. No, scherzavo. Allora, grazie veramente. Noi siamo un'associazione culturale che vive di volontariato, se vi volete scrivere o se volete approfittare delle mie meravigliose creazioni ad offerta libera, fate pure. Nel vostro sacchettino c'è anche il mio biglietto da visita, c'è la mia mail e il sito internet. Se mi andate sul sito, vi iscrivete, lasciate la vostra mail, vedrete anche avvisati quando Germano e Andrea fanno le prime presentazioni e poi di tutte le attività culturali. Se vi interessa sapere di più della web radio, andate su Spreaker, ci trovate anche su iTunes, su Google Home, su Amazon Alexa, ormai siamo veramente dappertutto. Lei si è sentita su Amazon, è ancora molto emozionata, ma così no, anche io. No, perché poi è un po' imbarazzante sentire la propria voce, riascoltarla. Io non mi ascolto mai, e quindi dico, quella volta non lo fare. E poi soprattutto da, penso, poche ore, perché lavoro in maniera febbrile, potrei dire, su liberi.tv trovate tutto l'intera registrazione di questo evento, e su Facebook trovate me, trovate Senza Barcode, trovate Liberi, Ada Ripandi, Manuela Fatilli come Manu Giacomo Fatilli, Lorenzo Pisani, la Dogana Vecchia, Ristorante Cantriaula e tutti quanti. Siamo qua a disposizione vostra. Grazie.